L'innalzamento dell'età minima per fare il bagnino rischia di pesare molto sulla prossima stagione turistica. Se fino ad oggi bastava avere 16 anni compiuti, dal 31 marzo, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, si potrà ottenere il patentino da bagnino soltanto una volta compiuti i 18 anni, tagliando fuori dunque una fetta consistente di aspiranti guardaspiaggia che sono tipicamente in Versilia studenti che in estate fanno la stagione sul mare. È l'effetto di un decreto varato nel 2016 ma rinviato fino ad oggi. A lanciare l'allarme è stato il deputato versiliese di Fratelli d'Italia Riccardo Zucconi, che parla apertamente di errore. Preoccupati i balneari della costa versiliese apuana. Nella sostanza non cambia molto, in quanto lo stabilimento balneare deve avere un bagnino maggiorenne, in quanto ha una responsabilità. Certo, una patente rilasciata a 16 anni consentiva al ragazzo di farsi 2 anni di aiuto bagnino, motivato dal fatto di avere già una patente che magari nel corso di qualche anno poteva trasformarsi in bagnino a tutti gli effetti. Ecco, rischiamo che questi ragazzi, che magari vengono assunti a questo punto soltanto per rastrellare o per fare lavori come spostare lettini, non so, accompagnare i clienti all'ombrellone, si sentono meno motivati e magari fuggono verso altre professioni. Aumentano così i timori per la ricerca di personale per l'estate 2024. Lo stop ai bagnini under 18 aggrava infatti una situazione già critica. Da anni c'è una fuga dalle spiagge verso altri settori, cantieristica e edilizia. Sì, so che molti associati stanno già cercando il bagnino e non lo trovano e stanno facendo pressione sulle associazioni che formano i bagnini affinché gli passino dei contatti al più presto possibile. Diciamo che è un fenomeno che si sta acuendo, cioè anno dopo anno la carenza di personale è sempre maggiore e spesso ci ritroviamo sulle spiagge bagnini 18-19 anni che magari, nonostante tutta la buona volontà, non hanno l'esperienza di un trentenne o 35 anni.